No, la gestazione sarà molto, molto lunga di questo film, sia dal punto di vista creativo che dal punto di vista produttivo, poi c'è Nicola qui che vi racconterà il caso. Nasce in realtà innanzitutto da un mio desiderio. Eravamo con Nicola a Venezia, il giorno in cui presentavamo l'attesa, e mi ricordo questa passeggiata che facevamo nei giardini, dove, avendo visto il film, avendo visto l'attesa, mi ero detto, e ne parlavo con Nicola, che il secondo film avrei voluto fare un film altrettanto suo personale, altrettanto intimo, ma che al contempo giocasse un po' col genere. Il mio desiderio era quello di provare a fare quello che avevo fatto, ma cercando di trovare una struttura narrativa, un immaginario che potesse portare questa storia anche al pubblico più largo. E questo quindi è un desiderio astratto, non c'era una storia, c'era però questo desiderio fortissimo mio, di Nicola, condiviso, e quindi ho iniziato a pensare al mio secondo film partendo da questo desiderio. In quel momento ho letto un soggetto che si chiamava Non morire più, che era un soggetto molto diverso, quello era un film di fantascienza futuro, dove c'erano i rivoluzionari, però c'era un'idea in questo soggetto, di questa tecnologia in cui era possibile trasferire la memoria dei defunti dei corpi ospiti, e in quel caso la storia si evolveva poi in qualcosa di fantascientifico. E invece quando ho letto io mi sono subito detto, ma quanto sarebbe interessante usare questo presupposto narrativo, questa scissione tra il corpo e la coscienza e l'anima, per in realtà invece calarla in una storia d'amore, cioè utilizzarla come una sorta di presupposto narrativo, elemento scatenante, per poi invece viaggiare, fare un viaggio all'interno di una storia d'amore, con questa però scissione che già dall'inizio mi faceva subito interrogare su quella che poi sarà la domanda fondativa del film: se vuoi, che cosa ami quando ami qualcuno, no? A cosa ti leghi più che altro? Sono le parole, sono i ricordi, sono quello che pensiamo di sapere dell'altra persona, oppure c'è anche una dimensione, se vuoi, corporea. Io dico sempre dello stare insieme, dello stare insieme, anche perché penso che ci sia sia molto sopravvalutato tutto ciò che ha a che fare con tutto ciò che è astratto, e molto sottostimato invece quello che ha a che fare con la sensualità. Sensualità non dico sessualità, sensualità dico quello che passa attraverso i sensi. C'è una battuta del film che per me racconta, se vuoi, quello che poi è il film, cioè il personaggio a un certo punto è confuso. E parla con la sorella dice: io so che ho incontrato quella persona, e lui dice: l'ho incontrata per caso, e la sorella risponde: se tu vai a sinistra o vai a destra, in realtà lo fai perché segui delle sensazioni, no? E si chiamano sensazioni perché hanno a che fare con i sensi, no? Con il caso. E quindi tutta quella realtà sensitiva, se vuoi, che determina le nostre scelte, i nostri rapporti, le nostre emozioni, penso che sia l'aspetto, se vuoi, più fisico, più visibile, ma al contempo anche più spirituale, del rapporto amoroso. E sono partito da questo desiderio di esplorarlo, non avendo una risposta, ma avendo il desiderio di viaggiare all'interno di questa domanda nel modo che per me è più bello, che è quello dello scrivere, del condividere con gli attori. E lentamente mi sono reso conto che questo desiderio stava portando a me in tutte le domande che erano anche filosofiche, e quindi di lì è nato proprio questo film. Però la verità è che questo film nasce come film. Per me è un film che inizia a nascere in me in quanto film e non in quanto discorso, come sapete adesso, nel momento in cui sviluppa delle immagini. Altrimenti è un qualcosa che mi piace discutere con gli amici, ma non sarà mai un film. Queste riflessioni, queste domande sono a un certo momento, hanno in qualche momento, in qualche misterioso motivo, generato un'immagine, che è un'immagine del film, che è quella di questi due corpi che in silenzio si svegliano. E in quel risveglio si osservano, si guardano, e io ho subito pensato a quella sensazione tipica della domenica mattina, no? In cui forse tutti siamo svegliati nell'attimo del risveglio, in quella soglia in cui si è svegli, ma forse neanche troppo, in quel guardarsi e riconoscersi, e c'è qualcosa che ha molto a che fare con quello che chiamo amore. Ho detto che questa immagine è un'immagine di cinema, è un'immagine che sintetizza tutte queste parole, e da qui parte.